Salve ragazzi, benvenuti in Agony. Finalmente è uscito. Non è la versione incensurata che avevano promesso, dicendo che probabilmente avrebbero bannato il gioco, completamente perché le scene non censurate erano talmente violente da superare ogni pece, e quindi hanno deciso di far uscire una versione completa. Probabilmente faranno uscire un qualche cosa che toglierà questi elementi di censura, e probabilmente no. Sembrerebbe che dall'ultima news abbiano detto che non vogliono far uscire per non rischiare questa patch, però potrebbe sempre uscire una mod non originale, diciamo. Quindi iniziamo questa avventura nelle tenebre, al buio, e siamo di notte. Storia. No. Normale. Sì, normale. Ecco fatto. Appena visibile, ancora meno. Accetto. Fall. It's the last thing I remember. Memories tear apart my soul, consumed by the endlessly burning fire. Turns again into ashes, the overlaying tissue revealing ruined bones. I fall into the blackest place, where light causes pain and darkness brings solace. Into a place which deprives one of faith and erases memories, which leads to madness and effaces the boundary between people and animals. The Red Goddess. Her shine shrouds other memories. She is the key to the gate of unending agony. She is the answer. The road that I must follow, the Red Goddess. Vorrei si vedesse troppo, vero? Shift per correre, c'è l'ossigeno in basso. Stealth. Trattenere il respiro. Mi sa che bisogna trattenere il respiro perché ci vengono a cercare. Oh. Ci dice dove andare, ci consiglia dove andare. Madonna, non si vede niente. Per me è per interagire con gli oggetti. Ok, io ora ho questa torcia.
No, fa tutto da sé benissimo. Ho giocato a Insomnia. Non mi farai paura, gioco. Premi F e manderai un fascio etereo che ti mostrerà la strada da seguire per raggiungere una meta, ma va usata sapientemente. Dispone di risorse limitate. Buio forte, eh? Nota raccolta. I preparativi stanno andando bene. Mi sono sbarazzato dei corpi di tre innocenti e ho usato il fuoco che ha avvolto i loro cadaveri per preparare un altare. Il fetore di carne bruciata, strappata dalle loro ossa deformate, mi ha quasi tramortito. Sento che non c'è più ritorno ora. Ma che cosa dovrei ritornare? Tutto ciò che rimane è sacrificare i loro cuori pulsanti. Li tenevo tra le mani mentre si spegnevano in agonia e sentivo come la vita svaniva dopo ogni battito. Il rituale verrà compiuto questa notte. KN. Questa era una nota che era sull'altare. Io non vedo veramente nulla, cioè non vedo. Mettendo delle mani davanti. Tieni premuto e per esaminare oggetti specifici, dipinti, segni o altro. Tieni premuto. Lo specchio dell'anima è uno speciale manufatto. Racchiuderà la tua anima al suo interno. Se muori, può cederti parte del suo potere per ricreare un corpo fragile e ricaricare fasce etere. Lo specchio dell'anima si infrange dopo 3 utilizzi. In tal caso andrà attivato nuovamente. Oh merda. Io però, ragazzi, non so se deve essere veramente così buio perché non. Ok, ragazzi, siamo. Beh, ora ho iniziato perché non mi faceva cambiare il gamma in alcun modo. E ora io non. Cioè, non dico che ovviamente bisogna giocarci, cioè che così, che faccia meno paura, però non, veramente, cioè, questa sala non si vedeva prima, eh. Ora, un minimo va bene, però. Ho sbagliato tasto. E infatti ci dice di andare in su perché. Fondamentalmente. Allora, rifacciamo quello che abbiamo fatto prima. Allora, io sono caduto qui. E non si vedeva. E qui praticamente ci diceva di usare questo e ci funge praticamente da save point. Ecco fatto. Ok. Cioè, ma vi ricordavate che qui era una macchia nera? Tutto molto bello, ma qui era completamente buio. Oddio.
Che vede la nostra ombra. Oddio, facciamo veramente schifo, facciamo. Cioè, ma queste che cosa sono? Sono le nostre ossa che si muovono. Oh mamma mia. E noi dobbiamo anche fare silenzio. Ai ai. Ma che cazzo di gioco abbiamo comprato, ragazzi? Accidenti a me. Ah, qui. Che roba da ghiotti, eh. Oh! Ok, il fuoco ci fa male. E lì non ci dobbiamo andare. Qui. Oh! Gabbie, uncini, quella è una bestia? Sono questi rami che si muovono. Cuore preso. Cuore preso. Diario, lettere, note. Niente. Abilità, che cosa sono? Conferisce al giocatore l'abilità di impossessarsi di martiri. Aumenta il tempo e durata. Niente, giustamente. No. No, vorrei capire questa cosa dei cuori. Ok, bisogna dare. Un occhio a queste fiaccole. Allora, se stai impugnando una torcia, puoi dare fuoco a vari oggetti. Se sei vicino a degli oggetti infiammabili, premi il tasto destro per dargli fuoco. Provoca anche danni alle creature più deboli. I demoni più grandi sono attratti dal fuoco della torcia, per cui sii prudente quando la usi. Bene. Oh. Questo frame rates. Qui diamo fuoco anche a questo. Questo no. Per colpa nostra? Per colpa mia?
Quindi mi riconosci? Ho fatto un patto con il diavolo. Bene, brucia. Però quella era la mia torcia. Bastardo. Allora, quindi sembrerebbe che io ho fatto un patto con un demonio, con un diavolo. E allora se vo qui sopra è un fascio di luce così. Qui sicuramente subirò danni. Oi oi. Cioè questo rumore di ossa sono io, cioè Do you really think that you're worthy of my favor? You're not even able to make a sacrifice to me. Surrender. Chi è? Ma chi era? Oh, santa pazienza, ma avete capito come sta funzionando sto mondo fatto del cavolo? Oh oh. Qui siamo dove prima? Col cavolo siamo dove? Oh oh. Oh oh. Senti, facciamo una cosa intelligente. Ok, esplorare, però. Statua raccolta. Le statuette e le varie immagini che raccogli ti danno punti che puoi usare per sbloccare ulteriori contenuti nella galleria del menu principale. Galleria. Io mi devo cagare addosso per esplorare la galleria. Mi rendi conto? Lì. Invece qui. Io vorrei parlare. Vorrei parlare con te, scusa. Ma non finirà mai. Il nostro sangue rabboccherà il calice perennemente assetato. Qui non possiamo passare. Torniamo indietro, quindi. Però posso anche andare di qua. E qui no, ovviamente. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Via.
via, 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 via. Sei curioso? Niente, vabbè. Ok, quindi è tutto distorto e noi praticamente continuando a camminare. Come dovrei fare? Dove mi dice di andare? Ma qui dove? Di qua? Oh mamma mia. Il sermone del giudizio. Cosa c'è qui sotto? Cuore preso. Ok, aggiungo un cuore. Aggiungo un altro cuore. Ah, quindi devo per forza andare di sotto. Oh, vaffanculo. L'ho fatto, ora non uscirò mai di qui. Ma devi capire, non avevo altra scelta. Ho dovuto offrire un sacrificio. In quale altro modo sarei potuto arrivare qui? In questo posto... In questo posto il male non è così ovvio. Sto scrivendo questa lettera per tutti coloro che hanno il coraggio di cercarla e so che siete in molti. Sto pensando alla dea del sangue. Per qualche ragione lei è l'unico chiaro ricordo che tutti noi vi abbiamo. Anche se non so quali peccati mi abbiano condotto fin qui, non smetterò di pregare. E anche tu devi mantenere salda la tua fede. Facciamo penitenza per i nostri peccati e il Signore ci salverà. Non può essere così crudele. Sulla tua strada noterai alcuni dipinti, spesso creati col sangue, ma non aver paura, fratello. Sebbene gli autori siano sicuramente trapassati, hanno lasciato dietro di sé alcuni indizi utili. Insieme riusciremo a cambiare il nostro destino, perché il Signore ha un cuore immenso. Sì, il Signore ha un cuore immenso. Parole di speranza e fede. In un vaffanculo. Un po' vaffanculo. Si è chiusa la cazzo di porta e ha spento tutto. Vaffanculo di nuovo. Madonna, e qui? Che sta succedendo?
Oh, 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 oh. Che cos'era? Che cos'era? E che cavolo? Ecco. Il labirinto della follia. Oh. È appena trovato il frutto della sapienza. Per di più si tratta di un oggetto peccaminoso, ma per te rappresenta qualcosa di speciale. Puoi servirti dal menù delle abilità per migliorarne una. Solo il frutto della sapienza ti permette di affinare la tua anima. Questo. No, Tommasino, questo cazzo di tasto devi prendere. Aveva una forma strana quel frutto. Dovrò riguardare. Abilità. Riduce il rumore causato dal giocatore come martire. Ecco, bravo Tommaso. Ok, l'ho tolto. Conferisce al giocatore l'abilità di scampare agli attacchi più deboli. Io metterei trattenere il respiro, sì, va bene, dai, per ora. A prova. Allora, un minimo dovremmo ricordarsene se ce n'è di questa cazzo di labirinto. Lungo il tuo cammino incontrerai vari tipi di ostacoli. A volte ti basterà fare un passo in più per svelare un nuovo percorso. Te mi stai dicendo di non temere? Perché lì davanti a me c'è una via? Fidarsi è bene, ma fidarsi è meglio, eh. Però. It was at this moment that he knew he fucked up. Che è successo? Questo risblocco un'altra volta il save point, tra virgolette. Questo. I sigilli sono marchi incompleti. Trova il segno adatto e completa il sigillo per sprigionare il rituale. Un modo di uscire dal labirinto mentale. Accetta. Posso fare tutto il disegnino.
quindi devo trovarlo e poi devo tornare a farlo. Qui, dopo che l'ho trovato. E te? Non hanno occhi, ma reagiscono comunque a qualsiasi movimento improvviso, proprio come se vedessero tutto. Una volta ne ho visto uno che ha smesso di seguire la sua preda di carne. A quanto pare trovano il fuoco più allettante. Magari voleva solamente scaldarsi un po'. Il fuoco sembra attrarre queste bestie per qualche motivo. Non affezionarti troppo a questa torcia. Non affezionarti troppo al fuoco. Chi era del... Che tu, eh? La cattedrale delle ossa. Grazie. Ma dovrebbero essere questi i simboli? Sigillo memorizzato. Io non devo farlo via il sigillo? Esatto. Molto bene. Accetta. Teschio. Teschio preso. I demoni sfruttano diversi sensi, esamina il tuo nemico e studia l'ambiente in modo da usarlo a tuo vantaggio. Premi Alt per trattenere il respiro, in questo modo non potranno sentirti. Striscia negli ammassi di cadavere o infilati nelle fessure per nasconderti. Sfrutta queste due opzioni per evitare che ti scovino. Qui.
Oh, mamma mia. Sopra. Chissà se sono andato nel posto giusto. Sicuramente no, perché non vado mai nel posto giusto. Mi fido zero, proprio zero zero. Nascondersi. C'è un altro sigillo qui, però potrò farlo. Ok, ho aperto anche quest'altra strada. Però io devo essere sincero, ragazzi. Sto cacchicchiando addosso. Ora, è vero che il respawner è qui, ma mi ha detto che dopo 3 volte lo devo riattivare. Non lo so. Vediamo se c'è da andare nel solito posto. Ci dice comunque da andare di nuovo. Laggiù, eh. Vabbè, come doveva essere all'inizio. The Red Goddess, the only one. There is nothing. She's the only one. The Red Goddess, the only one. There is nothing. She's the only one. The Red Goddess, the only one. There is nothing. She's the only one. The Red Goddess, the only one. There's nothing. She's the only one. The Red Goddess, the only one. There's nothing. She's the only one. The Red Goddess, the only one. There's nothing. She's the only one. Questo. Di qua che cosa c'è, eh? Che di qua non ci sono stato. Before her arrival, everything was different. What else can be done to change it? Niente. Otherwise, before her arrival, everything was different. What else can be done to change it? La pazzia pura, cioè, eh? Before her arrival, everything was different. What else can be done to change it? Trovando un sacco di statuine. Trovando le statuine, però.
Mi interessa il giusto. Vorrei... Sì. Ci andavo prima. Ai 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 ai. Chi sarà? Ah, sei te? Bruciano i piedi, eh? Vediamo se ti posso aiutare. Ciccio, ti ho tolto anche la fiaccola, ma che vuoi? Andiamo di qua. Oh oh, c'è qualcosa che cigola. Quello? Oh oh. Madonna santa. Santa. Forse per riconoscere le varie zone del labirinto. Per riconoscere le varie zone del labirinto. Oh oh. Ce n'è più di una, no? Mm. Ci vuole di là nemmeno per finta e torno via. Invece mi dice proprio di andare qui, questo bastardo. Ah, per nascondersi.
Sto appassendo, divento deforme, mi spezzo tutto ciò che rimane di me. Perché non mi degna nemmeno di uno sguardo? Siamo tutti... completamente... fanculo. Perché mi dice di andare di là? Cazzo. Cazzo, cazzo. What's the matter, old man? You feel lost. Fulfill the ritual. Bring together all of the skulls and escape from this mind maze. Cazzo, devo andare. We all, we're here, guilty. We're all guilty. You can't believe anyone. We all, we're here, guilty. We're all guilty. You can't believe anyone. Cioè, devo andare veramente dove ero prima, eh? Tiralo fuori. Estrairlo dal mio corpo. Devo prendere tutti i teschi, devo prendere. Ok. Cioè, ok, ok, un paio di palle. Non ho più palle da dove andare, però. Sa che devo prendere tutti... questi qui, vedi? Ce n'è uno qui e ce n'è uno qui. Giusto, giù. Qui, e poi devo girare a destra. Qui. The goddess will suck the marrow out of your bones. They eat you up.
She and her suckos will devour you. You'll see. The goddess will suck the marrow out of your bones. They'll eat you up. She and her suckos will devour you. Normale. The goddess will suck the marrow out of your bones. Come trovare una via d'uscita dall'eternità? Ho percorso centinaia di corridoi tortuosi come i sentieri della mente di un pazzo, ma non avrò pace fino a quando troverò una via d'uscita. Non avrei mai immaginato che il sangue sarebbe diventato così desiderabile. Usatelo per segnare i vostri passi. È l'unica via d'uscita. Non perdete la fede. Allora, io intanto piglio questo. Poi. It's so exciting to see how you evolve. Another took so much more time to do this. Ci hanno messo più tempo, eh? Cos'è questo coso grosso? The goddess will suck the marrow out of your bones. They'll eat you up. She and her suckups will devour you. You'll see. The goddess will suck the marrow out of your bones. They'll eat you up. She and her suckups will devour you. You'll see. A posto del cavo. Women, lots of them here. Pleasure? No, not here. They're demons. Hide. Vediamo. Ah. Quanta gente impalata c'è qui. Impalata e viva. Che lì c'è un... sto scittino e piange. Che cosa bella. Virus del cazzo. Soffocanti fumi di grasso e denso miasma di sangue bruciato riempivano la stanza, divorandomi i polmoni, intorpidendo i sensi. Finalmente posso percepire meglio la loro presenza. Sento il loro
mefitico respiro sul collo mentre sussurrano e ridono, coperti dall'oscurità. Persino la mia stessa ombra sembra assumere forme indescrivibili. Il rumore pulsante degli zoccoli risuona da qualche parte dietro la mia testa. Come posso attraversare il confine della follia? Quale ingrediente manca ancora per elevarsi al di sopra dei limiti? Il demone che ho chiamato è solo l'inizio della strada tortuosa, sopra il confine della mia mente. Sopra. Cosa mi manca? Mi sembrava di aver visto di qua, no? Che c'era. Eccoli. E che cazzarola. Silenzio, eh. Culetto questi. Non filza bene, eh? Ok, allora, la morte in agony fa semplicemente parte del tuo viaggio. Sfrutta il tuo corpo astrale per scovare creature minori prima che la tua anima si dissipi. La tua anima si dissiperà rapidamente, perciò agisci in fretta. L'anima è legata al tuo ultimo corpo in vita, quindi ricordati di ripercorrere i tuoi passi laddove necessario. Ora io se mi impossesso di una donna divento una donna?
Ah, non ci ho capito niente lui. Capito. Ok. Ok, quindi se io ora sono morto e premo F mi dice che ti prego, dimmi, non lo devo rifare tutto perché non ci credo. Cioè, che palle. Vabbè, per carità, ora so che devo fare, quindi è molto molto meno difficile, però insomma. Questo. La terra tremò per la prima volta quando posai gli occhi su quella bestia. La sua forza brutale non ha uguali e fa sì che anche i demoni corrano al riparo quando il Chort è vicino. I mortali puniti con la cecità impazziscono, non ricordano nulla tranne il dolore e la violenza. I più deboli alla fine cedono e la loro anima si disperde, lasciando un involucro impotente e senza speranza alcuna. Tuttavia, tra loro ci sono alcuni che si servono della rabbia per riportarle in vita, per riportare in vita il proprio corpo mutilato e riempirsi le vene con il sangue ardente di un demone. Aprendo la mente alla pazzia e alla brutalità, si trasformano in bestie di 3 metri, il cui unico scopo è infliggere dolore agli altri. Dolore e paura diventano tutto ciò che essi desiderano. I rimasugli della fede sepolti nelle profondità delle loro menti testimoniano che il Chort resta fedele alla Dea e tenta inconsciamente di soddisfarla. Erigono monumenti alla sua gloria con le spoglie di coloro che furono abbastanza sciocchi da ostacolarli. Trattenete il respiro e pregate non appena sentite che la terra sta iniziando a tremare sotto i vostri piedi. Bene. Molto bene. Ok, direi che il concetto base sarebbe di ricordarsi dove troviamo questi giovani anime, questi corpi piccoli, in modo tale da potersene impossessare successivamente. Non ho capito se devo tornare al mio corpo dopo. Comunque, abbiamo già fatto la nostra, tra virgolette, oretta di agony. È abbastanza indecente, cioè ora, per ora non ci sono stati tutti questi grossi scare, jump scare e situazioni varie, però risiamo al punto come Insomnia, che te non hai armi, ci sono queste ronde, ti puoi nascondere e non devi far rumore, devi trattenere il respiro, quindi è molto angosciante per ora. E andremo avanti, ma proseguiremo nella prossima puntata perché questa sera abbiamo già dato abbastanza. Un saluto.